La palla 2 della sfida tra Pistoia Basket e Stella Azzurra Roma. Roma non fa la stupida stasera. Va da Thompson che alza la parabola in avvicinamento. Guido l'apre per Fletcher che ha tantissimo spazio e non sbaglia. Siamo già però dall'altra parte, Marchi carica sotto per Mabor. Ma dico, questa guerra la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Fletcher per Sims, altri due punti. Poletti ha tanto spazio, si prende la tripla, la realizza Michel Poletti. Stella Azzurra Roma che dunque chiude la prima frazione avanti 29-27 sulla Giorgio Desidrup. Non crederete ricavarvela così. Ritmo davvero frenetico per questa partita. Willow da tre punti, prende la mira e si rifà immediatamente con questa bomba. Però da vedere come finirà questa azione d'attacco della Stella Azzurra Roma. Thompson da tre punti. Della Rosa ancora per Poletti, gran taglio di Zucca che va a incedere la schiacciata. Tanto non sei visto che roba. Per andare a tutta, Sims con spazio si arresta e ne mette altri due. Anche scatenando l'attacco del Pistoia Basket, Treshawn Fletcher. Qui ancora Della Rosa ad armare la mano di Sims. Fammi scorda che quasi primavera. Pistoia con Gianluca Della Rosa che dà palla sotto a Sims, altri due punti. Saccaggi vede la via del canestro, alza la parabola. Seconda frazione totalmente di marca bianco-rossa, si chiude con la Giorgio Tesi Gruppo Pistoia avanti 55-44 sulla Stella Azzurra Roma. Roma regge Mermocolo stasera. Ancora la palla per Poletti che spara e realizza. Rinnova il duello con Poletti e con una gran finta consegnato per Thompson. La guardia americana che adesso deve costruire qualcosa decide di affidarsi a Rullo che è in uscita. Ciao Cipollino! Poi degli avversari Della Rosa per Zucca che pensa alla tripla, la prende, la realizza. Esce Rullo che cerca lo spazio per spostare il tiro, lo prende, lo realizza. Esce qui questa terza frazione, 72 Giorgio Tesi Group, 63 Stella Azzurra Roma. Comunque ce lo sai che ti dico, si vonno la guerra, l'avrebbero! Recuperata di Giordano che dà per Thompson, stoppata fotonica di Widol. Uno contro uno in avvicinamento, segna, subisce il fallo. Io sto in forma smaglianta. Fletcher che scarica fuori per Risma, Sims fuori ancora per Fletcher che si prende la tripla allo scadere dei 24. Thompson palla sotto, ma grande ancora la giocata difensiva di Widol. Sims con tanto spazio e l'inchiodata di Car Widol. Showtime al Pala Carrara. Ma fossero le gambe. Pistoia invece può festeggiare questo successo. Ricordiamo ancora il punteggio, i biancorossi vincono 94-76. Credo che la squadra abbia dimostrato stasera di essere sul pezzo, di volere fortemente questi due punti, di volersi togliere di dosso questo periodo veramente strano, veramente antipatico, dove le cose non sono al loro posto, e però nonostante tutto riusciamo ad avere una reazione come abbiamo avuto stasera. Ecco. Abbiamo trovato una sorta di equilibrio per cui non capita più quello che capitava prima, che insomma ci perdevamo un po' i punti di riferimento. DeSean è stato mattatore nei primi due quarti, poi magari non l'ho gestito benissimo io quando ha preso il terzo fallo, magari ho tenuto troppo seduto, si è un po' freddato e ci può stare. Invece Treshawn credo abbia dato dimostrazione insomma di presenza e fortunatamente stasera anche si è messo anche a segnare, però insomma ecco, devo dire che siamo soddisfatti. Ecco, se i nostri americani fanno gli americani, insomma è ovviamente un pochino più semplice la cosa, per cui direi che siamo contenti di questi due punti. Ora c'è ancora una partita da fare e ci penseremo da martedì.